per certi aspetti è stata intensa, entusiasmante, come allora, però adesso ho qualche tonnellata di anni sulle spalle in più, però lo stesso cuore che hanno anche loro e che spero abbiate voi vedendo il film, la stessa dedizione, la stessa fiducia e soprattutto immensamente grato a tutti voi, a quelli che ci hanno aiutati, a quelli che sono entrati nel film. Mi scuso con qualcuno che magari non si ritroverà perché sapete che il montaggio è una cosa Hai tagliato tutti gli scontata. ascolani, lo Finisco sappiamo. solo dicendo che tra gli Non è attori vero, c'è non è anche vero. qualcuno che ha recitato, anche bravissimi attori che magari sono stati tagliati però avevano fatto delle bellissime scene. C'è anche Flavio Alluzzi che è una giovane promessa. Flavio, vieni su, dai, vieni su, dai. Dai, 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 Ma vieni qua. vieni, 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 vieni. E Flavio, una cosa particolare, sapete, il film non è una cosa turistica, no? Non siamo stati lì a fare un racconto illustrato in cui vedevamo Velasco, che è molto presente, è uno sfondo e soprattutto è presente la piazza e soprattutto c'è anche questo bellissimo caffè Meletti che vogliamo ringraziare la fondazione e vogliamo ringraziare la famiglia Meletti anche. E quindi vediamo cosa succede. L'inizio non è male, diciamo abbiamo avuto qualche riscontro abbastanza gratificante e incoraggiante. Grazie Giuseppe. Io la domanda che volevo farti la giro a Riccardo. Il film ha iniziato le sue riprese in un periodo che definire particolare è poco. Se non ricordo male, era il primo giorno in cui c'erano delle ulteriori restrizioni da zona rossa, coprifuoco e tutto quello che conosciamo. Io volevo chiederti che effetto fa, cioè nel senso che significa adesso a un anno di distanza vedere questa, e non è l'unica sala piena che attende poi l'uscita di quello che avete realizzato. Beh, intanto vedere una sala piena come questa di stasera mi riempie il cuore di gioia, un po' perché siete venuti a vedere il nostro film. Qui giochiamo in casa, perché il film, come sapete, è ambientato ad Ascoli. Girare ad Ascoli è stato fantastico per noi. Abbiamo avuto veramente l'aiuto, l'assistenza di tutti. Poi io ho avuto anche la fortuna, è stato cambiato il prefetto e il vicario Gaetano Zuffariello, che è un mio amico, per cui diciamo ero Marco e ci siamo conosciuti. Devo dire che tutti quanti, tutta l'amministrazione pubblica, la regione, tutti quanti ci hanno davvero sostenuti e aiutati. E noi penso siamo stati abbastanza bravi, insomma, sono nate amicizie, qualcuno della troupe si è fidanzato, Qualcuno. qualcuno, diciamo a caso, no, ma vero, a parte me, Eri tu. però. A parte me, questa me la sono cercata. Io pensavo appunto Nessuno voleva toccare alla trazzista, però l'argomento. me l'ho dimenticato che diciamo Hai quello fatto da risposto solo. ero io. Io sono ancora single. Fate sotto. Però diciamo io mi auguro che anche voi possiate, come dire, provare le emozioni che abbiamo provato noi nel girare questo film. Non capita spesso, insomma, adesso non voglio essere retorico, però davvero non capita spesso di riuscire a fare un film così. Io lo dico sulla base, insomma, ne ho fatti un po' di film, ho lavorato anche un po' in giro, anche fuori, per cui sono davvero molto contento di aver fatto L'ombra del giorno, di aver lavorato con Giuseppe, che è un mio amico, ancorché essere stato il mio regista già un'altra volta. Questo film spero vi trasmetta le emozioni che abbiamo provato noi nel farlo, ecco. E ritroverete la vostra città in tutto il suo splendore, davvero e questo, spero che questo film ha anche una distribuzione internazionale, che è gestita da Raicom, quindi speriamo di vendere il film in giro per il mondo e che questo possa portare, insomma, Ascoli e Giuseppe Piccioni e tutti gli interpreti in giro per il mondo, perché è un film del quale sono veramente orgoglioso.
Grazie. Grazie. Insomma, la città, effettivamente sono molto d'accordo, è stata una città estremamente accogliente, devo dire questa cosa venendo da Roma e quindi vivendo in una città molto più grande, immaginavo fosse un po' più traumatico, invece devo dire che mi sono sentita a casa, ci hanno messo nelle migliori condizioni per poter fare questo film, ci hanno veramente aiutati, sostenuti, sono stati tutti disponibili e questa cosa ci tenevo a dirla perché non è scontato e quindi volevo ringraziarvi tutti veramente per questa grande solidarietà nei nostri confronti. Spero che il film vi piaccia, noi ci abbiamo messo il cuore e tanto altro, quindi insomma buona visione, non vorrei anticipare troppo. Grazie. La nostra cuoca meravigliosa. Ciao. La cuoca del veleno. Ciao cara, ci vuoi dire qualcosa? Che dicevi a Costantino? Ciao. Posso dirlo? Sì. Tu non ce l'hai una casa? Credi che ti rispondano? In dialetto devi rispondere, Costantino. Ma va a dormire, va.